Sì? Ma dove sei saltato? Al Conovilla col quinto. Conovilla col quinto. No, non è vero. Sì, Ora con Conte. Vai, tira avanti. Quanti branzini hai preso nella tua vita, Gian? Quanti branzini hai preso? Non te lo ricordi neanche più, eh? Neanche. Sì? Ah, tanti, ma tutti belli. Ma già allora pescavo i grossi. Io. Te pescavi a grosso? Sì, io i piccoli mi interessa mica. E una volta che cosa li prendevi? Una volta li prendevi col perché... verme? No. Della Mans? Della Mans, e poi mi portavano l'esca i giocatori di baseball. Ah. Ti ricordi gli oriundi? Sì. C'era dall'ospedale, poi c'era Farina. Mi portavano le esche americane, che qui manco le trovavi. I primi Bus Bay. Sai quei Bus Bay che manco? Sì. Quello sì, che sì. Provavo io. Mamma mia! Il Boots Bait e poi dopo il verme della mano, sì, Power Worm. Li trovai qui. Poi trovavo il Power Worm. Sì, la Berkeley. Quelli lì, li trovavi anche qua, quelli lì. Le rane. Era tutta roba a galla che mi portavano loro. Le rane. Non so neanche se si trovano qui. Se sono ancora qui qualche uno. Fammi vedere un po' di esche, dai. Guarda, anche questi qui sono castigamatti, questo. Questo qui. Quello è grosso, ma quello lo facevi tu? Sì, questo li faccio io. Grossi quelli, eh? Sì. Questo serpente qua? Sono i serpenti che mi hanno dato da provare. Rane, e le rane, questo qui. E poi a casa ce n'è ancora di quei vecchi. Questo qui. Questo era il Watchhopper. Ma praticamente è tutta roba top water. Vedi? Sì, tutta roba top water. È vecchio, questo qui avrà 40 anni quel bagaglio qui. Quel bagaglio qui. Il bagaglio qui è molto parmigiano. Anche questo. Usare anche questi qui. Questi qui sono ancora i migliori stick bait. Ma questi. Comunque adesso peschi ancora sempre i grossi, te. Peschi solo quello, te. Sì, interessa. Ho visto due belli là. Infatti c'hai un topo montato, c'hai, eh? Sì. E là, ne ho visti due belli là. Una roba su un chilo e mezzo. Ma questa di notte perché sono neri? È neri, pesca, sai che in America lo fanno. Con la luna piena, perché luna quando piena, guardano in alto c'è la luce della luna e il nero ci passa sopra. Ci passa sopra. E quindi si vede bene. Sì. E poi qual era quell'altro che mi hai detto? Ah, questo qua. Sì, il Tugger. Questa è tutta roba della Eddon. Sì, sai che i ragazzi che guarderanno questo video non sanno neanche cosa sia la Eddon, Zacca. Faglielo vedere, dai. Ma che spettacolo. E quello va bene di notte? Di notte anche questo. Dopo sono notturni. E poi c'ho quelle altre esche a casa di notte. E quanti branzini c'erano una volta? Dai, racconta. A Mantova. E dappertutto. A Mantova ti dico una cosa, che quando sono andato io, che conoscevo un ragazzo che studiava all'Università Parma. Studiava. A pescare a Mantova, mi ha detto, ma non si può lei sul lago superiore, perché la roba dei pescatori di professione fa mica preoccupare, che io c'ho tutta la bagaglia, e allora andava a caccia. Lui, vieni con me, mi facevo buttare giù l'esca. Che mangiavano. E dopo ti sei specializzato però su quelli grossi, no tu? Sì, hai cominciato a pescare tutto quello, poi solo quelli grossi? Sì, solo quelli grossi. Solo quelli grossi. E quanti pesci da 3 kg hai fatto a Mantova? Hai perso il conto? Un casino. Un casino. Hai perso il conto. C'era anche Aldo che l'ho conosciuto allora. Tra la primavera e dopo ne avrò fatti 70. Penso te. Tutta roba sui 2 kg e mezzo, 2 kg e 8. Sì. E adesso se ne sono accorti A Mantova mi hanno detto sì. E poi anche negli altri laghi dove tu vai di solito ne prendi sempre dei pesci grossi. Sì, prendi. Anche a Bagali come siamo andati io Aldo, a Piacenza, come in giro comunque ne prendi. Sì. E tu li prendi sempre con queste esse grosse qua. Sì, con quelle. E a galla. E a galla. Te hai sempre pescato a galla. Sì, a galla. Walking the dog, rana. Quindi secondo te il pesce grosso mangia galla? Sì. Sì, perché vedi, adoprono tutte la gomma. Tutti adoperano la gomma e quindi ci mangiano i pesci piccoli. Io, te peschi solo hard, agnomiglio. Rane, walking the dog e tutto il resto da pescare a galla. Swim bait, questi qua. I wobber plopper. Sì, wobber plopper, adopero. Tutta roba grossa, non roba piccola. Cacciatore di big bass. Pensa a te che roba, mi peschi anche...
con il pappagallo. Il pappagallo a galla. Ma che spettacolo! Anche questi. I topi! Tutti i topi. Tanti, già. Questo qui era il giochino dei cagnolini. Guarda. Era il gioco dei cagnolini, sì, e tu l'hai cagnolini. Modificato. Vedi, l'ho tagliato. Sì. Qui. Ci ho messo dentro il legno, l'ho fatto bello appuntito, l'ho rivestito. Vedi? Ma che spettacolo! Wow, Gianca! Anche questi. Questi qua. Questo col pelo, anche Alia. Quindi ci hai fatto un'anima dentro e gli hai attaccato, sì, ancora il pelo. Il gioco per il cane trasformato in esca. Sì, anche questo. Vedi? Ma che roba, Gianca. Incredibile.